Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. In questo nuovissimo piccolo tutorial cercheremo di rispondere ad alcune delle richieste riguardanti la mancanza delle icone strumento da utilizzare all'interno delle tracce di Studio One. Alcuni utenti, provenienti soprattutto da Logic, amano poter vedere una piccola icona raffigurante appunto la batteria o il pianoforte, il microfono o alcuni altri strumenti. Per ovviare a questo su Macintosh o anche su Windows, ho pensato di utilizzare le emoji che sono a disposizione del sistema operativo e che spesso riescono in questo tipo di operazioni. Facciamo un esempio, apriamo un editor di testo, prendiamo ad esempio TextEdit, e tenendo premuto CTRL COMMAND barra spaziatrice riusciremo ad accedere alla lista delle emoji. Da qui, scorrendo verso le emoji riguardanti gli oggetti, troviamo in fondo i nostri strumenti, quindi il microfono, la cuffia, la musica, la tastiera, eccetera eccetera. Il mio consiglio è quello di creare un documento contenente queste icone. In questo modo riusciamo così velocemente a creare un piccolo documento di testo che contiene appunto i nostri emoji. Ingrandiamoli per vederli meglio. Possiamo ora copiarli e incollarli direttamente all'interno del testo. In questo modo anche visivamente all'interno della traccia abbiamo l'icona di cosa contiene appunto la traccia o in questo caso la cartella. Andiamo avanti, aggiungiamo la batteria, copia, incolla, le chitarre, i brass, in percussions possiamo continuare ad utilizzare la batteria, sul piano mettiamo il nostro pianoforte e per ultimi gli archi. È un sistema rapidissimo, semplice, vi ricordo da utilizzare su Macintosh tenendo premuto CTRL, COMMAND, barra spaziatrice. Se invece volete ottenerlo sotto Windows 10, bisognerà premere Windows ed il tasto punto per portare appunto la tastiera delle emoji in primo piano. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!